Un frame che sta circolando sui social mostra un uomo presumibilmente appartenente alla produzione del Grande Fratello 2018 entrare nel magazzino della casa di Cinecittà e portare via delle lenzuola. Si pensa dunque che l'improvvisato blitz all'interno della casa sia da ricollegarsi all'esodo degli sponsor, la fuga dei brand che hanno stretto una partnership con il reality ma che hanno poi deciso di dissociarsi dopo gli atteggiamenti tenuti da alcuni dei concorrenti, soprattutto nei confronti di Aida Nizar. Il caso delle lenzuola Il caso delle lenzuola sequestrate è partito ufficialmente come uno scherzo, dopo che Filippo Contri aveva pensato di nascondere i materassi di Danilo Aquino e Luigi Favoloso in magazzino. Proprio in quel frangente, una volta uscito Filippo, un uomo è entrato all'interno del magazzino e ha portato via le lenzuola dai materassi. Si è pensato, dunque, che quello di Filippo non fosse stato uno scherzo ma il prodotto di un'imbeccata precedente che lo ha spinto a portare all'interno del magazzino una serie di oggetti. È noto infatti che tantissimi sono stati gli sponsor che hanno deciso di interrompere la collaborazione con il Grande Fratello nelle ultime ore. Il primo marchio a dissociarsi è stato Bella Oggi, che ha annunciato attraverso un comunicato stampa di avere deciso di interrompere la collaborazione con il reality, in segno di concreta dissociazione da questi eventi negativi. BLLA OGG, con la massima attenzione e rispetto delle opinioni, comunica, con effetto immediato, la decisione di interrompere ogni attività di sponsorizzazione di questa edizione del Grande Fratello. Comunica inoltre che ogni riferimento e contenuto su questa edizione televisiva verrà rimosso dalle proprie pagine presenti sui social networks e dal proprio sito internet. Sono seguiti a ruota numerosi altri marchi.